contigo spirito sombras, parenchi benigna mie. Benvenuti, benvenuti, benvenuti alla 60ª edizione del PRI Italia. Viva la Sardegna! Sono dei mitici della musica italiana. Però, signor Luca Giurato, lei in che posizione ci mette nella classifica dei suoi desiderati? Ma dei musici, no, non siamo dei grandi musicisti, io e Tenorenis. Grandi musicisti, ma me lo dovete consentire, anche grandissimi giornalisti, e quindi è un onore stare con tanti bravi colleghi. Oh, mi sono messo signor Giurato, grazie, la ringrazio, prego, la ringrazio. Ci dica, ma lei vuole fare un'intervista a noi? Certo. Però a patto che giochiamo ad armi pari. Ecco, cominciamo con le pretese. Vabbè, allora, siccome siete giovani colleghi e molto bravi, comincerò con un classico, Sì. Il questionario, niente poco di meno, di Proust. Pronti? Via. Pronti il questionario di Proust. Allora, a lei. A me. O a te. A me. Il tratto principale del tuo carattere. Il tratto principale? Sì. Da noi in Sardegna si dice barroso. E che vuol dire? Testardo. Ho capito. La qualità che preferisci in un uomo. Siamo in Sardegna, signor Luca Giurato. Lo so, queste sono le domande di Proust. Mi dispiace. Non ci piacciono queste. Ce ne faccio un'altra, signor Luca Giurato, vada. Il tuo principale difetto e il tuo sogno preferito. Il difetto è l'altezza. Il sogno? L'altezza. Devo dire proprio perché vi voglio bene e voglio bene a Striscia la Notizia, va bene, eccomi a disposizione. Allora, signor Luca Giurato, la vita hanno... ma dove stai? Io guardavo lì e invece stai qua. Ma sì, dove stai? Sono qui. Ecco, adesso voglio fare un giochino. Allora io ho portato una piccolo scioglilingua. Scritto in sardo. Okay. Facciamo un corso di dizione in sardo, perché per lei la lingua italiana è semplicissima. Senta, io ho un amore sviscerato per questa terra meravigliosa, la Sardegna. Ma me vuoi spiegare da dove ti devo parlare? Vabbè, ok. Però allora, il sardo non lo so parlare. Sì, ma neanche l'italiano. Prenda. Sì. Oh, guarda che ho fatto finta di non aver capito, Ok. Signor Luca Giurato, io le voglio bene a lei. Lo so benissimo. Allora, legga cosa c'è scritto. Ma guarda questi, oh. O Goku, ti castiu e non ti biu. Che vuol dire? Poitta ses pitucco, depu. Pitiku. Com'è? Pitiku. Pitiku, depu. Incrubai saconca, oh, mica una parolaccia, per favore. Commenti su Barricu. Burricu. Glielo leggo io. Ragazzi, O Goku, che sono io. Ti gastio ma non ti biu, perché la sua altezza non è come la Sardegna. Ho capito. E oltre. Poi tase piticu, perché io sono piccolino. Però sei un bel ragazzo. Grazie. E depo incrubai sa conca per guardarti. E fai così per guardarmi? No, lei mi deve, lei che mi deve guardare. Dai. E qui siamo a posto. Senta, se lo dici te che siamo a posto, andiamo. Senta, andiamo. Signor Luca Giurato, lei mi deve fare una promessa. Io volentieri sono alla ricerca del quarto Tenorenis. Mi fa piacere, auguri. Abbiamo bisogno di un cantante, ecco, di un cantadores. Beh, che vuoi? Potrebbe farlo lei. Guarda, proprio perché voglio bene alla Sardegna, proprio perché questo è il PRI Italia, una manifestazione importantissima. Sì! Lo vuoi fare? Lo voglio fare! Sì!
Noi adesso eseguiamo una canzone un po' più seria. Sì. Aspetti che metto al posto il microfono. Lo metto io, non so. No, non me lo metta lo lei. Lo sapevo, dai. Questa è una canzone che noi abbiamo inciso. Sarà un singolo che abbiamo voluto mettere all'interno di una raccolta differenziata. Lei cosa ne pensa? Io sono sicuro che va tutto bene. Sono sicuro che fatto da lei andrà tutto bene. Differenziato, non differenziato, dipende dai tipi di cassonetti. Decida lei, faccia un po' come vuole. Faccia quello che vuole. Un po' di rivalità poi fa sì, sempre però bene. Basta, bisogna dire. Allora, anzi, io invito voi di guardare Rai 1. Grazie. Poi, dalle 20.30 alle 21.15, canale 5. Ho capito. Qualsiasi quindi programma ci sia a quell'ora. È inutile dire che io capovolgo il discorso che ha fatto lui e guardate naturalmente i pacchi, è evidente. No, è evidente. Va bene, e noi vogliamo regalarle una canzone. A me? Sì. E già mi hai regalato sto gireuccio. È in esclusiva. Facciamo una canzone, eseguiamo una canzone rivisitata da noi. Del grande Albano. Oh. Non ce ne voglia Albano, però noi vogliamo fare una sorpresa anche per lui. Albano che ci sta è guardando una persona di spirito. Prego, la canzone Nel Sole. Nel Sole, rivisitata da noi. Divertiti. Prego, divertiti. Perché? Ma perché questa notte? Brutta stanotte. Alle ore più lunghe che non passano mai. Chi non passerà mai? Ma perché ogni minuto? Bravissimi, bravo Cristian, bravi ragazzi, in bocca al lupo ragazzi. Buone cose. Aio, grazie mille. È con grandissimo piacere che lascio il palco a un grandissimo conduttore, un caro amico.